Vediamo se funziona. Ok. Pare funzioni. Sembra di sì. Iniziamo. Buon pomeriggio da Kyoto. Oggi è domenica 13 febbraio 2020. Io sono Edoardo e vivo qui in Giappone a Kyoto dalla fine del 2005 e oggi vi voglio mostrare uno dei luoghi più iconici, più importanti di questa città, ovvero lo Yasaka Jinja. Mi trovo, ora vi faccio vedere, alla base del santuario, eccolo qui, ma prima di salire vi mostro anche dall'altra parte questa strada che si chiama Shijodori, è una delle vie principali della città e percorrendola fino in fondo si arriva ad Arashiyama. Ok, quindi io sono Edoardo e potete trovarmi anche come Diario di un Papà in Giappone sui vari social, quindi Instagram, YouTube e anche Facebook. E adesso iniziamo la nostra diretta allo Yasaka Jinja. Oh, prima di tutto vi mostro questa bellissima porta rossa. Questa porta è l'ingresso più famoso del santuario, che si chiama Nishiromon, ma in realtà non è l'ingresso principale, in quanto l'ingresso principale è la porta meridionale, la porta sud, e spero la settimana prossima di farvela vedere. Intanto, salendo i gradini, oggi piove quindi vado un po' piano rischiando di scivolare, subito vediamo qui alla mia sinistra e anche in fondo a destra una coppia di komainu. I komainu sono degli animali a forma di leone che sono a guardia del santuario. Questa coppia di komainu ha una particolarità. Se vedete in alto, questo komainu ha un corno. Infatti, si dice che fino al periodo Kamakura, la coppia di questi due komainu, la statua Unbyo, ovvero la statua con la bocca chiusa, portava il corno. Poi, da quel periodo in poi, questa usanza non c'è più. E infatti negli altri santuari più recenti non si trova questa caratteristica. Altro punto interessante di questa coppia di komainu sono le due bocche. Vedete? Unbyo, che abbiamo visto prima, aveva la bocca chiusa. Ora cammino verso l'altro komainu. E se vedete ha la bocca aperta, e questo si chiama agio, quindi ha un agio unbyo, e sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto sanscrito, e ciò indica l'inizio e la fine di ogni cosa. Dopodiché è iniziato a piovere forte ma fin quando possibile continuiamo. Vi faccio vedere un'altra particolarità di questa porta. Eccoci qua. Qui vediamo il primo dei due Zuishin. Fate attenzione all'arco e le frecce, poi ve ne parlerò più tardi. Dopodiché, per non disturbare un attimo i fedeli, sono venuti anche loro a visitare il santuario, aspettiamo. Ecco qua, il secondo Zuishin, sempre con arco e frecce. Ora, chi sono i Zuishin? Anticamente nel shintoismo sono guerrieri guardiani e sono spesso rappresentati appunto con arco e frecce. In origine
la scorta era una scorta degli aristocratici del periodo Heian, nonché le guardie del corpo del Tenno. Inoltre, i cani che vegliano le porte dei santuari sono considerati essere Kadomori no Kami, ovvero le divinità imperiali. Questo è importante perché, vediamolo anche da questa angolatura, di solito nelle porte dei templi buddisti non c'è la coppia di Zuishi, ma ci sono due statue di Nyo. In questo caso le due statue di Nyo non ci sono e al loro posto troviamo i due Zuishin. Eccoli qua ancora. Ora entriamo, poi vi racconterò anche il mio profondo legame con questo santuario, perché è dal 2008 che io partecipo al festival dello Yasaka Jinja. Adesso inizia a piovere abbastanza, vi faccio vedere questo edificio che si chiama Chozuya ed è il posto delle abluzioni rituali. Quindi i fedeli che vogliono entrare per venerare, per pregare le proprie divinità, prima che cosa fanno? All'ingresso si lavano ritualmente mani e bocca per purificarsi e poi proseguire verso l'interno del santuario. Poi andiamo avanti. Questo complesso dello Yasaka Jinja è molto vasto, molto grande, quindi ho pensato di dividere la visita dello Yasaka Jinja in due puntate, oggi e domenica prossima. Questo perché al suo interno vi sono tantissimi santuari ausiliari. Questo per esempio è Eki Jinja, ce ne sono tanti e mi piacerebbe spiegarveli con calma la settimana prossima. Oggi invece proseguiamo e ci dirigiamo verso la sala principale, dove sono venerati i kami principali del santuario, e inoltre vedremo il Buden, vedremo anche dove sono tenuti i Mikoshi, poi vi spiegherò cosa sono, e poi andremo a vedere il parco Maruyama. Adesso, storicamente, quando è stato fondato lo Yasaka Jinja? Tanto tempo fa, nel 656. Quindi ben prima il periodo Heian, è a quasi 1400 anni. Veniva chiamato al suo inizio, ai suoi albori, Gionsha. Questa zona è infatti la zona di Gion. Sha indica il santuario shintoista. E quindi ancora oggi, per i locali, per le persone che abitano in questa zona, in quest'area, viene chiamato Gion-san. Ora sta iniziando a piovere tanto, vediamo fin dove riuscirò a mostrarvi parte del complesso dello Yasaka Jinja. Visto che piove, io andrei subito a vedere questo grande edificio alla mia sinistra. Che è l'Onden, ovvero la sala principale, anche l'area, la zona più sacra del santuario. Questo perché al suo interno vi sono appunto i kami venerati. Ora ci avviciniamo. Ecco qua. Qui piove di meno e posso anche fermarmi un po' per qualche spiegazione. Allora, abbiamo detto qui nell'area riservata, l'area più sacra del santuario, perché al suo interno ci sono i kami. Questa struttura è particolare, anzi direi anche unica, perché a differenza degli altri santuari shintoisti in Giappone, sia l'Onden che l'Aiden sono un tutt'uno, è un'unica struttura. L'Onden, come ho detto poco fa, è l'area sacra, l'area principale, dove la sala principale dove sono venerati i kami, mentre l'Aiden di solito è la sala di culto, quindi dove i vari fedeli vengono per pregare le loro divinità. In questo caso sono costruiti insieme,
solitamente invece Leiden è davanti Londen. Ok, questo stile è chiamato Gyeongsukuri. Dopodiché diamo qualche notizia storica. È un importante bene culturale del paese, è stato ricostruito nel 1654 da Tokugawa Ieyasuna e si dice attraverso la lettura di alcuni testi antichi che questo stile architettonico, il Gyeongsukuri, pare sia stato stabilito tra il 935 e il 986. Ora c'è qualcuno, vedete, che sta fregando. Dopodiché un'altra informazione utile su questo santuario sono le divinità venerate al suo interno. Aspettate, vediamo se riesco ad andare un po' più avanti. Allora, qui sono venerati Susanoo Mikoto, sua moglie Kushinada Hime no Mikoto e i loro figli Yahashira Mikogami. Oh, Yahashira Mikogami sono in realtà un nome collettivo, perché sono 8 i loro figli e vengono elencati con questo nome, Yahashira appunto 8. E dopodiché chi è Susanoo? Susanoo, aspettate, intanto giriamo un po', vi faccio vedere qualcos'altro. Mentre vi racconto la storia di Susanoo, lascio anche lo spazio per gli altri fedeli che stanno effettuando le loro preghiere. Oh, Susanoo è famoso per essere il fratello della dea solare Amaterasu Amikami. Inoltre è il dio della tempesta, quindi una divinità abbastanza turbolenta. E vi sono alcune storie interessanti su questo santuario, sul nome del santuario stesso e su come è arrivato a venerare Susanoo. Questo perché in origine la divinità qui venerata era un'altra divinità, era Gozu Tenno. Questa divinità è una divinità del sincretismo religioso tra buddismo e shintoismo. In realtà poi nel corso del tempo Gozu Tenno è stato associato con la divinità shintoista Susanoo Mikoto fino a che nel 1868, quindi quando c'è stato all'inizio del primo Meiji, quando attraverso l'editto del Shibutsu Bunri c'è stata la separazione forzata tra il buddismo e lo shintoismo a favore dello shintoismo, nei santuari quello che era stato prima accettato, ovvero il sincretismo religioso tra le due religioni chiamato Shinbutsu Shugo, fu proibito e di conseguenza i nomi delle divinità, le varie statue o anche i vari edifici che avevano connessioni con il buddismo furono cancellati, addirittura alcune volte distrutti. Questo per dire che dal 1868 ufficialmente qui è venerato Susanoo Mikoto con la sua famiglia. Ovviamente nel corso dei secoli comunque era già stato associato Susanoo Mikoto con Gozu Tenno, proprio appunto per questo sincretismo religioso. La legge volle appunto nel 1868 di separare nettamente le due religioni a favore dello shintoismo. Piove tanto, ma continuiamo. Adesso, parlato della sala principale Honden, vi faccio vedere, pioggia permettendo, il Buden. Qui sopra vedete tutte queste lanterne, poi vi spiego la loro funzione. E questo è il Buden. Ta-da! Che cos'è il Buden? È un palco in cui la danza sacra Kagura e la musica vengono offerte ai kami durante le cerimonie. Queste cerimonie ovviamente sono cerimonie shintoiste, ma vi sono anche altri tipi di cerimonie, anche civili. Per esempio, qui è possibile sposarsi con il rituale shintoista. E personalmente posso dire che non mi sono sposato in questo santuario, ma in un altro qui a Kyoto. Quindi è un'esperienza sia per chi lo vive, sia per chi lo vede, veramente splendida. Adesso la funzione di queste lanterne, che si chiamano Chōchin in giapponese. Oh, vedete, ci sono varie scritte, ovviamente in kanji. Oh, qui c'è anche una in inglese, Natural Beauty.
che sono? Sono delle donazioni, delle offerte sia dei devoti, quindi singolarmente, privatamente, sia di alcune compagnie, alcune ditte che offrono alle divinità, al santuario, la loro partecipazione. È interessante perché la sera queste ciocere, queste lanterne vengono illuminate ed è un bellissimo panorama. Non so se qualcuno di voi forse avrà visto su Facebook o anche su Instagram delle mie foto quando sono passato qui la notte, ed era veramente uno spettacolo meraviglioso. Una nota su queste lanterne: che nel 2009 è stato scelto di sostituirle con dei LED per risparmiare molta molta energia. Dopodiché vi porto in un posto che in realtà dice poco. Ah, vedete, qui c'è un altro Chozuyan, un altro luogo per le abluzioni. Questo perché più tardi faccio vedere la porta centrale qua in Nanromon. Anzi, la faccio vedere adesso, così è collegato il discorso. Eccolo qua. Settimana prossima intendo partire proprio da laggiù, vedete, il Tori, quello grande, è l'ingresso con questo portale rosso, e lui, questa porta è Minami-Romon, la porta meridionale, la porta principale del santuario. Quindi la settimana prossima, quando vi presenterò i vari santuari ausiliari, partirò da qua. Ovviamente accanto all'ingresso, alla porta d'ingresso, c'è questa Chozuya, che è l'edificio per le abluzioni rituali. Ecco qua, oggi in funzione. Questo è anche un buon indice che fino a poco fa non erano attivate. Adesso vi porto in un posto che voi direte: che c'è qui dentro? Non si vede nulla. Avete ragione. Vi spiego brevemente cosa c'è qui dentro. Vedete queste porte? Guardate che bello. Lì dentro ci sono i Mikoshi. Ora, cosa sono i Mikoshi? Faccio vedere qua. Vedete? Mikoshi Ko. In giapponese è scritto. E vuol dire deposito dei Mikoshi. Ovvero, i Mikoshi sono dei palanchini portatili, dei piccoli, poi sono pesantissimi in realtà, dei piccoli santuari portatili che vengono appunto portati in spalla da delle persone in giro per la città. Come vi ho detto prima, io sono molto legato a questo santuario perché dal 2008 sono uno di quelle persone che sulle spalle portano uno di quei tre Mikoshi in giro per la città di Kyoto. Sperando che quest'anno, ecco, il Gyommatsuri è una delle feste principali del Giappone, si tiene qui a Kyoto, dura un mese, tutto il mese di luglio, ed è famoso soprattutto per due aspetti. Uno, la parata dei carri, che è escono in giro per la città di Kyoto il 17 e il 24 di luglio. Non so se qualcuno avrà già visto qualche immagine, qualche video, anche su internet, su YouTube probabilmente, del Gyommatsuri. Mentre nel pomeriggio, proprio qui dall'Uyasaka Jinja, faccio vedere ancora il Buden mentre ve lo racconto, il 17 escono, da dove avete visto voi, da lì, i tre Mikoshi vengono posizionati qui sul Buden, dopodiché noi li prendiamo, giriamo intorno al santuario, dopodiché li portiamo fuori attraverso appunto la porta principale e lì giù in fondo, oltre il Tori, li costruiamo, mettiamo tutte le assi di legno, le travi di legno. Una volta terminata questa operazione lo portiamo in spalla e scendiamo e andiamo in giro per la città fino a sera. Dopodiché il 17, una volta fatto terminato il giro, li lasciamo all'Otabisho. L'Otabisho si trova a Shijo,
ed è un edificio dove vengono posizionati per una settimana i tre mikoshi. Oh, il mikoshi pesa più di 2 tonnellate, quindi immaginate anche quante persone servono per poterlo portare. Poi una settimana rimane lì e il pomeriggio del 24 luglio andiamo a riprenderlo e attraverso un altro percorso per la città lo riportiamo qui, dove ci mettiamo sempre davanti al Buden, dove il Guji e tutti gli officianti e tutti gli operatori culturali dello shintoismo sono qui. Qui ci sarà c'è sempre una grande folla di visitatori, di fedeli, e noi per una mezz'oretta buona ci mettiamo davanti e saltiamo con il mikoshi in spalla. È uno spettacolo bellissimo per me, poi che mi considero fortunato e onorato di essere parte di questa grandissima famiglia, e mi auguro con tutto il cuore che quest'anno possa, dopo 2 anni di pausa, riaprire e riportare i mikoshi in giro per la città. Oh, quando è iniziato il Gion Matsuri? Il Gion Matsuri è iniziato nell'869. All'epoca, come vi ho raccontato prima, c'era questa divinità venerata al santuario Gozu Tenno, e questa divinità aveva sia la funzione di essere una divinità della malattia, ma anche della, come si può dire, guarigione. Quindi aveva tutte e due le funzioni. E siccome in quel periodo, nell'869, scoppiò una epidemia, una pestilenza in città Kyoto, vollero pregare Gozu Tenno, la divinità, in modo tale da poter ricevere assistenza, guarigione da quella calamità. Per questo cosa fecero? Crearono a Shinsen, che è un parco vicino Nijojo, il castello di Nijo, lì crearono il primo palanchino portatile e costruirono anche 66 hoko. Hoko sono delle alabarde, dei bastoni appuntiti, e il numero 66 fu scelto perché all'epoca 66 erano le province giapponesi. E da quel momento nacque il Gion Matsuri fino ad oggi. Poi storicamente possiamo dire che dal 970 ha preso forma annuale, e dopodiché possiamo dire che questi ultimi 2 anni purtroppo non è stato possibile portarlo fuori per colpa a causa del Covid, e mi auguro di nuovo, fatemelo ridire, che sia possibile quest'anno tornare alla normalità e a portare fuori i tre mikoshi. Mentre mi avvicino, questo è il parco Maruyama. Ora vi racconto la storia del salice piangente, del ciliegio piangente, scusate, di questo grande parco. Vedete? Anche qui ho un po' di nostalgia, perché in realtà questa zona è piena di ciliegi, e durante il periodo di Hanami, ovvero la fioritura dei ciliegi, è usanza per i giapponesi, per chi vive a Kyoto, ma anche chi non vive a Kyoto, tantissime persone vengono dalle altre parti del Giappone per ammirare, per vivere, per condividere la bellezza di questo paesaggio. Voi pensate, tutti questi alberi in fiore, e qui sotto con dei teli, teloni, è possibile passare un po' di tempo, quindi mangiando, bevendo, stando insieme. Io vivo qui a Kyoto alla fine del 2005, ho tanti bei ricordi, e purtroppo negli ultimi 2 anni tutto è fermo, è bloccato, e vediamo un po' se si riuscirà almeno a riprendere un ritmo per tornare presto alla normalità. Ecco qua, mentre parlavo siamo arrivati al centro di questo parco, e alla mia sinistra, ora mi giro, troveremo Shidare Zakura, ovvero il ciliegio piangente. Ma prima di mostrarvi questo ciliegio famoso, vi porto a vedere il laghetto. Questo parco è abbastanza grande, famoso, ed è visitato da circa, non so, ho trovato come fonte su internet un numero pari a 1 milione di visitatori, soprattutto per l'inizio dell'anno.
quando si fa Hatsumoto in Giappone, ovvero la prima visita dell'anno ai santuari. Ed è secondo solo dopo, dietro al Fushiminari, lo Yasaka Jinja. Qua c'è il ponticello, vedete? Qui è bellissimo, anche adesso fa freddo e piove, ma immaginate già dalla primavera questa scena intorno a voi. Lì c'è il Tori. E ora, tornando indietro, come ultimo punto della visita di oggi, vi mostro questo albero, che adesso è abbastanza totalmente secco, e magari farò un'altra diretta in aprile in modo tale da farlo vedere nel suo splendore. Oh, questo è un ciliegio piangente, e in realtà è il secondo, perché il primo ciliegio è morto nel 1947 all'età di 220 anni. Questo è il secondo in ordine di tempo, in ordine cronologico, nato appunto dal primo. Sono riusciti a creare il suo successore, e si chiama in giapponese Shidare Sakura. Ora, non so che effetto, che impatto possa dare, perché ovviamente non è fiorito, però è imponente. Quindi immaginate qui, nel periodo della massima fioritura, quanto possa essere bello. Cos'altro dire? Per oggi direi che è tutto. Vi ho fatto vedere alcune parti principali del santuario, e la settimana prossima, sperando che non piova, vi porterò di nuovo qui in giro a vedere i vari santuari ausiliari, numerosi santuari ausiliari che ci sono, con tutte le loro magari leggende, storie, informazioni o curiosità. Io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, per aver seguito questa diretta, la prima diretta del terzo anno. E oggi l'ho fatta, la sto facendo su Twitch per la prima volta, quindi se vi va lasciate qualche feedback, qualche commento, se è sentito bene, se è sentito male, se è visto bene, se è visto male, datemi magari qualche vostra informazione, in modo tale da poter eventualmente migliorare già dalla settimana prossima. E se vi ha fatto piacere, appunto, lasciate qualche commento, e se non vi siete ancora iscritti, vi chiedo di iscrivervi magari ai miei canali, ai miei profili social. E se avete anche qualche domanda, qualche curiosità, qualche richiesta, anche se volete che io vi mostri in un futuro altri luoghi, scrivetemelo, fatemelo sapere, e poi cercherò di realizzare anche questi vostri commenti. Allora, io vi saluto qui da Kyoto, dallo Yasaka Jinja, e vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti! Qua. Ciao! Buona giornata a tutti!